Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, siamo arrivati alla fine della mia settimana filosofica, ossia 7 giorni per ricominciare, ogni giorno un passo in avanti verso una specie di rinascita, verso un nuovo cammino. E siamo arrivati alla domenica, che adesso andrò a leggervi. Domenica, ce l'hai fatta, sembrava impossibile, vero? Oggi non hai trovato quella famosa via di fuga. Oggi finalmente hai finito di costruirla. Le voci che sentivi in lontananza adesso hanno un volto e i posti un contorno ben definito. E essere sbiadito invece, se ti guardi indietro, è il tuo passato. Cambiano le cose, vero? Tu assolutamente no, però. Semplicemente hai imparato nuovamente a correre e soprattutto hai capito che ci sono altre persone e altri sorrisi come te. Ognuno con le proprie guerre, con le proprie vittorie e le proprie sconfitte. Oggi comunque è tempo di fermarti per premiarti e godere di ogni tuo sforzo. Solo un po' però. Domani si riparte. C'è quella famosa fantasia da seguire. Ricordi? Allora, chiaramente un nuovo inizio, una nuova vita, un nuovo percorso, un ricominciare non ha solo 7 passi. E soprattutto una domenica non è un punto d'arrivo, è un punto di sosta. Perché comunque se alla fine stai troppo seduto, se alla fine ti accontenti troppo, ok, non bisogna mai accontentarsi del tutto. Bisogna sempre cercare qualcosa in più, ok? Per dire che alla fine è una sosta questa. Ce l'hai fatta perché il vero scopo era di tutto questo ricominciare, di tutti questi 7 giorni, era fare il primo passo e a seguire un altro e un altro e un altro e un altro. Non ci sono mete, soprattutto per chi ha voglia di ricominciare, ha voglia di andare, ha voglia di correre il giusto. Ci sono solo destinazioni. Che non, le destinazioni però non sono un posto preciso. La destinazione è sempre una, la felicità, ok? Dopo un po' la trovi la felicità. E devi ricominciare il tuo viaggio con la felicità, però. Il che non vuol dire stravolgere tutto, non vuol dire sminuirla quella felicità, non vuol dire ricominciare da capo. Anche se magari c'è sempre un lunedì. Però vuol dire ripartire. Dopo una breve sosta, con quel bagaglio che ti sei costruito. Ok. Alla fine, ripeto, il passato l'hai conglobato, hai tenuto il meglio. Hai semplicemente lasciato il dolore di certi ricordi e hai tenuto il sorriso che ti facevano provare. Ed è con quello che devi ripartire, con un bagaglio, solo di cose belle, però. Un bagaglio solo di cose belle. Perché le cose belle non appesantiscono, questa è la realtà. Le cose belle puoi portarne quante ne vuoi. Già, le cose belle ne puoi portare quante ne vuoi. Quindi, buona domenica, godetevela sta domenica, ma ripartite dopo, con un bagaglio di cose belle. Solo cose belle e buonanotte.